Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge per la parità di trattamento. La legge fissa alcuni criteri generali e stabilisce norme per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni su temi inerenti alla salute, il lavoro, il diritto alla casa, la formazione e l'istruzione. Il trasloco dell'ospedale oftalmico di Torino presso Città della Salute San Giovanni Bosco avverrà presumibilmente entro l'anno e porterà vantaggi a pazienti e operatori. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Antonio Saitta in commissione. Perplessità e critiche dalle opposizioni. Domenica 6 marzo in piazza San Carlo a Torino torna Just the Woman I Am, evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese con il CUS Torino a sostegno della ricerca sul cancro. Il Consiglio regionale parteciperà con un proprio gruppo. Nel 150° anniversario della nascita, il Consiglio regionale ha ricordato Benedetto Croce con un convegno a Palazzo Lascaris, organizzato con il Centro Pannunzio. I lavori hanno sottolineato momenti diversi dell'intensa vita del grande intellettuale. Su iniziativa del Garante dei Detenuti è stato presentato all'URP del Consiglio regionale il volume Robe da Matti, il difficile superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di Michele Miravalle, avvocato e ricercatore dell'Università di Torino, edito dal gruppo Abele. Riprendono 2 marzo alla Biblioteca della Regione in via Confienza a Torino gli appuntamenti del progetto Piemonte da leggere, dedicato alla presentazione di volumi di diversi autori ed editori, accomunati da un unico filo conduttore. Sono 18 le mostre itineranti del Consiglio regionale che possono essere richieste in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Nella sezione mostre del sito del Consiglio è consultabile e scaricabile il catalogo con le esposizioni disponibili.